Io avevo, ero in casa di correzione, sono stato 20 anni in casa di correzione, la prigione per minorenni più grande d'Italia, Arese. Il mio amico più caro che avevo lì si chiamava Luigi Melesi. Lui aveva un fratello della mia stessa età che era missionario in missione. Nel 64, 65, posso sbagliare, di un anno o due, venne a casa questo suo fratello del mio amico, si chiamava padre Pedro, Don Pedro. A un certo punto, quando è ritornato in missione, sono accompagnato alla nave, andava in nave, e gli ho promesso sulla nave, per commozione, verrai che vedrai che vengo a trovarti. Viveva nel Mato Grosso, Brasile. Ho detto, guardate, io sto pensando, devo andare a trovare un missionario in Brasile, Mato Grosso. Mi piacerebbe invece di fare il campo in Valformaccia, farlo altrove, così, è una battuta, no? Avessi visto i ragazzi, che bello, come un fiammifero in mezzo alla benzina. Sono rimasto colpito, ma guarda un poco, dice una cosa così, stramba, impossibile, l'accettano. Questa cosa mi è rimasta, dice, guarda questa cosa qua interessa i ragazzi. Che ho andare in missione. Provo. Sono salesiano, ho dei superiori, so che per fare una asinata, per fare una trovata, bisogna avere permesso dei superiori. Vado, il superiore, che era il superiore più duro, quello più cattivo, diciamo, che è per permesso, mi dice sì. Insomma, a Natale padre Pedro aveva accettato che noi andassimo in missione con alcuni ragazzi dell'oratorio a fare un'opera buona. E così abbiamo raccolto 24 che facevano la prima spedizione, solo che io mi sono ammalato prima di poter partire. Al 24 maggio, festa di Maria Auxiliatrice, per noi salesiani, giorno fondamentale della nostra fede e della nostra devozione, vado all'ospedale, mi dicono no, lei ha una malattia seria di nuovo. Ero ricaduto nella TBC che ci avevo già avuto una cosa. Ero stato 4 anni già all'ospedale. Mi ammalo. Amen. Questo è stato per me il colpo gobbo della provvidenza. Sono rimasto a casa. E sia per poter seguire ogni ragazzo, le avevo scelte io, sia per poter seguire che si faceva, scrivevo a loro, scrivevo ai genitori loro, mandavo le notizie. Questo collegamento epistolare qua, là, su, giù, ha fatto nascere la rete, una piccola rete dei ragazzi, i loro genitori. Questa piccola rete personale di qua, di là, di su, di giù, con quelli che lavorano e gli altri, è la rete dell'operazione. È nata così l'operazione. I giovani dell'operazione Mato Grosso, studenti e lavoratori di Milano, Arese, Lecco, Firenze, Brescia, Roma ed altre città, sono rientrati a Genova con la motonave Anna C, dopo 4 mesi trascorsi in Brasile, per contribuire con il loro lavoro ad alleviare la particolare situazione di miseria degli abitanti di Poxoréu, in una delle zone più povere del Brasile. Thank you.